Pippo 05, che non capisco se è un nome o un verbo, mi chiede nei commenti: Momo, fai un riassuntone al volo di Atalanta, Lazio e de Inter Sassuolo. Va bene, lo faccio. La partita si apre con un primo piano su Sanchez che si scaccola. Lukaku guarda male in tifoso e gli frattura due costole. E Sassuolo va in vantaggio con Ciccio Caputo. Ranocchia fa un intervento talmente brutto da risolvere il singhiozzo in almeno 15 stadi europei. Una lettura difensiva che manco Stevie Wonder con sacco in testa chiuso dentro una stanza buia. Dopo essersi sportivamente presi a carci per almeno una decina di minuti, l'Inter guadagna un calcio di rigore che risolve Lukaku. Consigli più spiazzato di un quarantenne che va a mignotta e trova la nonna a batte. Lautaro cerca di schiacciare una zanzara. 5 minuti dopo, Biraghi gli parte la sciabarabba e fa un gol che te dico proprio ferma, te scendi dalla macchina e metti le quattro frecce. È l'Inter a fare la partita, riprende coraggio con Lukaku che sembra un frigorifero con le gambe. Ancora con Lukaku che prova al destro, parata fenomenale dei consigli e poi arriva Gagliardini che con la stessa freddezza del deserto del Sahara spara sulla traversa. Young più in ritardo di mio padre alla mia recita all'asilo dei Don Chisciotte. L'arbitro non c'ha dubbi e assegna un calcio di rigore. Handanovic gli cede una gamba e casca per terra, Berardi segna. Porca Valeria segna e manna l'Inter sul 3-2. Con un gol semplice che avrei fatto pure io, probabilmente invece Gagliardini no. Ormai sembra fatta, i tre punti presi, ma poi arriva Magnani e segna il 3-3. Sicuramente non è stato magnanimo, che risate. I ragazzi del Sassuolo rispettano il distanziamento e acchittano un'orgia a bordo campo. La partita si chiude con un pareggio. Se volete domani pure il riassuntone di Atalanta-Lazio, lasciate veloci 5.000 like. E tutti quelli che mi chiedono: Momo, ma se vede male perché non metti la partita in modo normale, eccetera eccetera, è perché se no YouTube me la blocca, quindi cercate di farvelo andare bene così. Noi ci vediamo al prossimo video. Belli, ragazzi!